Toni Cioli Puviani, che cosa ne pensi della seduta di oggi e di questo apparente profondo rosso, dopo peraltro una serie di sedute anche positive del mercato, soprattutto quello americano, c'è da dire. Toni, buon pomeriggio. Ma guarda, io mi ricordo il 16 marzo scorso che durante la conferenza Powell, o subito dopo, durante le domande di rito, disse, vedrete il 6 aprile, disse proprio una frase che è insolita tra i commenti, il 6 aprile saprete meglio tramite le minute o i verbali Fed quello che decideremo di fare in tema di policy tightening, ovvero riduzione del bilancio, alleggerimento. Ci sono tante, a me piace molto, una volta si diceva balance sheet reduction, adesso policy tightening, noi diciamo alleggerimento, diminuzione del bilancio della Federal Reserve, che è forse più comprensibile. Però voglio spiegare cosa è successo. La Fed ha comprato un sacco di miliardi, 8.500, quasi 9.000 miliardi di asset a partire negli ultimi anni, li ha sempre comprati ma in maniera esplosiva, in particolar modo con i vari quantitative easing a partire da novembre del 2008. Ha avuto un periodo dove ha provato a vendere qualche cosa durante gli anni Yellen, tra il 2017 e il 2018, poi riduceva pochissimo, non rinnovava parte degli interessi e delle cedole che venivano in scadenza, per cui era un balance sheet reduction molto, molto debole. Poi Trump costrinse, poi continuò Powell per pochi mesi e Trump costrinse Powell nel dicembre nel famoso vicino a Natale, 24-23 dicembre, costrinse Powell a dire basta questa riduzione del bilancio, e infatti ci fu un rally di Santo Stefano, questo me lo ricorderò sempre, il 26 dicembre 2018, dove il Nasdaq guadagnò l'8%, lo Standard & Poor's oltre il 5%, e le borse partirono verso i record storici che poi hanno fatto. Questo sta a significare perché faccio questa promessa, perché la riduzione di bilancio è andata anche cause probabilmente la guerra, il Covid e tutte le cose che stanno succedendo in questo periodo, è andato un po' nel dimenticatoio dei commenti, ma è un'operazione importante, perché noi siamo abituati da tantissimi anni a vedere espansione di liquidità, quindi denari che vengono, tra virgolette, ci tengo a dire, stampati, liquidità che viene stampata e emessa, il ritiro del debito pubblico nei mercati secondari da parte della Federal Reserve. Invece qui la Federal Reserve non solo non compra le obbligazioni, ma va a vendere qualcosina, una goccia nel mare, non voglio spaventare nessuno, però va a vendere qualcosina. Qualcuno parla anche di 100 miliardi al mese, mi sembrano troppi. E quindi stasera forse si potrebbe chiarire questo dubbio. Quindi i mercati oggi scendono, non credo che ci sia un market mover particolare, perché è vero che le obbligazioni stanno continuando ad andare, c'è questo sorpasso dei 2 anni, 5 anni, 10 anni, ma anche qui sono casi statistici, ma non hanno un significato contingente particolare, in particolare con le inflazioni attese che sono molto differenti tra quelle a 10 anni e quelle a 1 anno o 2 anni. E quindi abbiamo questa situazione che viene un po' a far consolidare, ecco il termine esatto, un grandissimo recupero che hanno fatto i mercati. Se noi pensiamo che il 7 marzo del 2022, 7 marzo, per cui un mese e un giorno, meno un giorno fa, l'indice Nasdaq 100 ha toccato 13.000 punti, adesso mentre parlo siamo a 14.480 circa, capite che c'è un 10% di guadagno in meno di un mese, quindi, e l'altro giorno eravamo a 15,2, quindi siamo in una fase di consolidamento di un recupero che a mio avviso è stato eccessivo, e questa è la mia spiegazione di oggi. È probabilmente
il market mover o il timore che ha fatto scattare questo consolidamento, che prima o poi sarebbe dovuto avvenire in ogni caso, visto la situazione che c'è, è stato anche stasera alle ore 20, c'è i verbali della Fed. I verbali della Fed ti fanno ricordare che, al di fuori delle vicende triste di politica di guerra, ecco, ci ricordiamo sempre anche che siamo in un momento in cui verrà cambiata e sta cambiando la politica monetaria, e quindi un momento di recupero di prese di beneficio, secondo me, era più che logico. Chiaro, come sempre, Tony, quando insomma ci fa un po' il suo punto della situazione, mentre il Nasdaq accelera ancora di più, aveva raggiunto il meno 2,5 il composite, mentre il Nasdaq 100 è a meno 2,6% come contrazione, mentre in Europa Milano meno 2,5, Parigi meno 2,4, i peggiori. La prima domanda che ti giro da casa riguarda il titolo STM, quindi ripartiamo da Piazza Affari, e il titolo che ci viene richiesto dall'amico Carlo, e andiamo a vedere allora come si comporta STM. Vedo che prova a questo, però è grafico orario. Beh, Tony, a te la parola. Ma sai, il titolo STM è un titolo che, contestualmente a quello che ha fatto il Nasdaq 100, ha avuto la sua fase di recupero. È un titolo che è arrivato, adesso lo guardo anch'io, in questo, oggi è una giornataccia, sì. Ma quando hai appena detto te che il Nasdaq perde quasi il 2,5%, seconda poi dei monitor che abbiamo, perché io ho un Nasdaq forse che sul settlement di ieri perde 2,4%, ma poco importanza che sia 2,4 o 2,6, con un Nasdaq che perde così è quasi inevitabile non immaginare un STM che non sia adegui alla discesa del Nasdaq. Il grafico ci parla chiaramente, un po' quello che ho detto io: dal 7 di marzo siamo cresciuti con un STM che addirittura da sotto i 32 euro è arrivata ai 42, un rally impressionante, 10 euro, sì. E che grosso modo corrisponde a questo rally che ho detto io prima, con maggiore enfasi a livello percentuale, dai 13.000 punti ai 15.300 punti che ha fatto, 15.400 che ha fatto il Nasdaq, e parliamo di 13 punti percentuali. E evidentemente in questo momento l'STM sta ritracciando nella stessa maniera identica del Nasdaq, quindi non si deve preoccupare l'interlocutore sulla sua azienda, su quello su cui è investito. Diciamo che Nasdaq STM ritraccia esattamente come ritraccia il Nasdaq. Poi evidentemente, come abbiamo anticipato, la politica monetaria è molto importante, perché il Nasdaq ogni tanto si ricorda, parlo del Nasdaq in genere, si ricorda che i tassi alti o i tassi un po' più alti vengono a penalizzare quelli che sono detti i cosiddetti valori growth. STM purtroppo in questo caso qui è accomunata con questa moda di mercato, e quindi potrebbe scendere. Devo dire a parer mio che Nasdaq ha dato una dimostrazione eccezionale di recupero, perché dopo il gennaio 2022, dove effettivamente era l'unico indice negativo, chiuse meno 12 il gennaio del 2022 il Nasdaq, mentre ad esempio FTSE MIB chiuse più 1,5, sì, e allora nel momento sembrava che il 2022 dovesse essere l'anno dell'economia classica, dell'old economy, a scapito di quello che invece sono le economie più tecnologiche. Ha smentito tutti, e quindi non in questo momento non credo neanche che sia un prezzo stracciato via, ecco, non dico che siamo arrivati all'osso, però la dimostrazione che ha dato il Nasdaq nel mese scorso non è casuale. Adesso effettivamente c'è stato un eccesso, però direi che questo livello qui non le butterei via a 35, un titolo che costava 42 l'altro giorno, un titolo che tutto sommato
ha questa grossa resistenza. Per me le grandi resistenze sono i minimi fatti nella prima settimana di marzo sul 32 euro. Adesso siamo lì vicino. Io ho un parere abbastanza positivo, non eccezionalmente positivo, però rimarrei, insomma, col titolo oggi. Oggi rimarrei col titolo. Salutiamo anche Luigi, che ci conduce sulle materie prime, ma non quelle maggiormente sotto i riflettori, quindi petrolio, poi magari, anzi sicuramente una view ce la diamo sul petrolio, sul gas. Quanto sull'argento? Luigi ci chiede un parere sull'argento, che guadagna al momento lo 0,27, 24,38, ha segnato i minimi dal 29 marzo scorso, seduta il cui pattern potrebbe voler dire oggi non so bene dove andare, se sopra o sotto. Tony, che dici? Ma io, ecco, personalmente mi piace di più l'argento e l'oro mi piacciono di più, l'argento in qualche maniera è legato anche all'andamento dell'oro, anche se l'uso industriale che si fa dell'argento è nettamente maggiore rispetto a quello che si fa all'oro, quindi l'oro ha un concetto finanziario meramente di bene rifugio, speculativo, con le sue proprietà, l'argento anche qualche interesse in più. Tutto sommato $24.40, quello che pesa, che vale adesso, non mi sembra un prezzo. Ah sì, è un prezzo tra i due, se uno me lo dice entrerei su questi livelli qui. Devo dire che non ha mai fatto vedere cose particolari la gente, dopo aver toccato nel 2020 29-30 dollari l'argento si è un po' calmato e non ha mai fatto vedere cose particolari, però tutto sommato, siccome c'è una correlazione con l'oro e l'oro è destinato per me prima o poi a risalire, secondo me l'oro adesso sta subendo un po' la grandissima forza del dollaro, abbiamo visto 1,9 addirittura sotto 1,9 contro euro e il dollar index molto avanti, poi sta subendo anche, e questo è importantissimo, sì. L'ampliamento dei tassi reali. Ieri per la prima volta ogni tanto i tassi dei bond nominali sono cresciuti, come sta succedendo un po', ma anche quelli reali, perché l'inflazione attesa è rimasta costante all'aumentare anche dei tassi di interesse dei bond, e questo è significativo e vuol dire, e in genere con l'aumento dei tassi reali l'oro e l'argento sono svantaggiati perché non hanno cedole. Ecco, secondo me con i tassi nominali ma anche reali leggermente in aumento in questi giorni, col dollaro forte e con le probabili vendite, non ho la certezza ma vado a intuito, che sta facendo la Russia di materie prime preziose, perché io immagino che debba liquidare per anche un po' di oro, sappiamo che la Russia ne abbia parecchie, l'oro si stia comportando molto bene perché ha tre elementi suoi contrari e tiene bene questi 1,9-1,920. Di correlazione anche l'argento, che in qualche maniera è sempre legato a loro, sta tenendo abbastanza bene, quindi sono positivo su entrambi i metalli, e perché non anche l'argento, che potrebbe ritrovare i suoi $25.60, i suoi $25.80 che ha già fatto vedere a fine marzo, cioè qualche giorno fa. Marcello, scusami, il 24-25 marzo mi sembra che l'argento fosse su vicino ai 26, insomma. Sì, li aveva 24-25 marzo, eccoci qua, siamo proprio a ridosso dei 26, quindi assolutamente sì. Marcello ci riporta su Piazza Affari e ci domanda se questo più 4, e vediamolo un po', vediamolo live già che ci siamo, non ci guasta, anzi ci torna utile, se questo più 4,7% di Atlantia può essere un inizio. Poi ovviamente bisogna sempre contestualizzare il momento, e c'è un mercato tutt'altro che positivo, però
questa volatilità ampia sul titolo, che ora vale 19,41 euro ad azione, sicuramente oggi fa notizia, diciamo così. Allora, devo dire che io seguo ovviamente tutti i titoli italiani, però non in maniera, cioè, se devo andare a leggere quello che è successo, quindi ho visto questo più 4, ma non ne so le motivazioni. Sì. Visto che qui questi più 4 possono essere dati o da, non credo, da un bilancio, perché ho da un dato particolarmente positivo del bilancio, perché non è il periodo in cui escono i bilanci, per cui c'è una sorta di premio di aumento di target dato da una grande casa di affari, o l'idea, l'ipotesi di un accordo, di un qualche cosa. Comunque, al di fuori di questo, e non sapendo il motivo di questo importante più 4 in una giornata da meno 2,20, io ti posso esprimere quello che è il mio concetto a pelle di quello che succede, premettendo che non so le motivazioni, ma quando un mercato ti fa più 4 già alle 4:52 del pomeriggio, evidentemente qualche cosa di buono si sta muovendo, o di migliore rispetto a quello che si poteva pensare. In una situazione in cui il mercato nostro è molto pesante, perché dei meno 2 ne vediamo mica tanti in un anno, ne vedremo una decina, da meno 2 in oltre, forse 15, non di più, parlo del FTSE MIB. Sì. Un titolo che mi fa più 4 evidentemente mi fa sperare molto. Mi fa sperare molto, quindi come impostazione, diciamo, sistematica, ecco, non da fondamentalista quali che sono, ma sistematica, accolgo molto positivamente questo più 4 di un titolo, qualsiasi sia, in una situazione con un mercato pesantissimo che oggi non regala niente, che non concede niente, perché io lo sto guardando stamattina, è un tamburo battente, dove anche un titolo come Enel, ad esempio, che era partito molto bene, è andato poi a negativo e perde adesso l'1,22%, ma stamattina era positivo, dove altri titoli positivi e non positivi, ad esempio anche Snam, l'avevo visto più 3%, è tornato quasi solo a più 1, invece vedo l'andamento di Atlante, adesso me lo guardo anche graficamente perché potrei, non voglio, me lo guardo perché ce l'ho qui, adesso 19,41, ecco, me lo guardo anche in un time frame ridotto. È un decollo proprio alle 16, insomma, ecco, quindi ecco, un'oretta, sì, scarsa, ecco, fa. Infatti prima, ecco, no, perché noi siamo, mi stavo preparando la trasmissione proprio a questo minuto qui, quindi ecco, fatto anche, non ho detto delle brutte cose, perché io non l'avevo notato, no? Infatti dico, mi sorprende, perché evidentemente è un decollo fatto addirittura alle 16 e qualche minuto, quindi alle 16, anche alle 16:30, proprio quando stavo andando in trasmissione. La qualità del movimento e la candela blu che vedo in questo momento non lascia tanti spazi alla immaginazione, ci deve essere successo qualche cosa. Che l'abbia fatto in una giornata così brutta è un segno ulteriormente positivo, quindi se ce l'hai, hai la fortuna di averlo, tiello, ovviamente, se ci vuoi entrare al volo, provaci con maggiore moderazione, e se lo vuoi shortare, non farlo. Chiaro, chiaro, assolutamente. Peraltro ci segnalano anche, beh, ma allora anche Avio, no? Bisognerebbe osservare, ma qui dietro sappiamo cosa c'è, dietro la seduta da più, questo è il grafico orario, come al solito mi ubriaco da solo coi grafici, eccolo qua, dal più 13,19%, ma qui dietro c'è una notizia importante che riguarda l'accordo con Amazon. Insomma, Avio produce i motori che Amazon ha acquistato da un'altra compagnia, e quindi di sicuro, forse graficamente è arrivato, correggimi se sbaglio Tony, parlando di Avio, a un livello che forse è proprio quello che dovrebbe superare per innescare una gran bella spinta rialzista. Siamo sui 12 tondi tondi, li ha toccati, poi ora è 11,84. Sì, il test è quello lì, stando anche a quello che ti dice l'analisi grafica, il test è quello lì,
Vediamo. Certo, il tipo di accordo, quando cominci a fare gli accordi con Amazon e così, sono cose che piacciono moltissimo alla borsa, per cui è qualche cosa di sostanziale. Stavo guardando, per cui sì, concordo con te, dai, vediamo questo livello e speriamo che salga ancora, anche eccetera. Stavo guardando che, no, sì. Atlantia, stavo guardando perché ero incuriosito anch'io, che lo spike l'ha fatto proprio alle 16.45, neanche alle 16.45 preciso. Noi abbiamo iniziato alle 16.30, infatti sarebbe stato bello avessi già avuto la risposta, voleva dire che ero veramente strainformato, infatti dicevo, boh, io non ne so niente, l'ho detto in buona fede, perché in genere, insomma, se non la so una cosa non è che bleffo, fortunatamente vedendo l'orario poi mi sono tranquillizzato, perché in genere un titolo così importante che fa il 4-5%, se me lo fa da stamattina qualche cosa, ovviamente l'ho notato, però ho visto che l'ha fatto nel centro della trasmissione, ovviamente non potevo saperlo, però ho guardato sul motore di ricerca, ho spinto qualcosa, ancora non c'è, al momento non ci sono, sono passati 9 minuti, non ci sono notizie a riguardo, ma sarà molto interessante anche vedere il tipo di notizia che c'è stata, c'è stata. Assolutamente, sono completamente d'accordo. Intanto sono state pubblicate le scorte di petrolio greggio, 2.421.000 di barili. Siamo al di sopra delle attese, quindi il dato è negativo se consideriamo la previsione di contrazione di oltre 2 milioni di barili. Dunque c'è un deficit non atteso, avanzano scorte di petrolio, questo cambia poco guardando il prezzo del greggio, guardando il WTI che al momento è in area 101,42, guadagna lo 0,28, 0,44 per il Brent, sicuramente guadagni ben al di sotto della media, no? Recente, però il prezzo rimane alto, rimane altissimo. Beh, certo, rimane alto. Sì, per chi va a fare la benzina, per chi opera nei mercati finanziari, magari può sembrare basso, perché l'abbiamo vista che è 116, mi sembra. Ah, certo. Però rimane un prezzo, se teniamo conto anche che l'euro dollaro è 1,09, per cui lo dobbiamo pagare in dollari e costa ancora di più, un prezzo a livello della quasi insostenibile. Poi volevo dire un'ultima cosa. Vai. Un'altra cosa, sì, petrolio è difficilissimo adesso dare dei giudizi, perché ha anche il fattore geopolitico che un po' lo condiziona, accordi non accordi, da chi lo prendiamo, chi lo vuole fare di più, la transizione energetica che indubbiamente, come pensava prima, pesa maggior motivo adesso, è molto complicato pensare al prezzo del petrolio, non credo, purtroppo io sono della schiera di quelli che non pensa, dal punto di vista fondamentale, che adesso sia un prezzo eccessivo, non penso che sia, penso che sia un prezzo medio da qui alla fine dell'anno, ecco. Per cui lo potremmo vedere a 110 come a 90, ma non penso che torni a 60 dollari da qui a poco tempo, ecco, un prezzo medio 100 dollari quest'anno dobbiamo abituarci a sostenerlo, poi pian pianino speriamo che il progresso vada avanti a risorse nuove, in grande accelerazione, e quindi questa materia così strategica non sia così importante e cali il suo prezzo. Adesso purtroppo 100 dollari è il prezzo suo che gli vale, non speculativo secondo me, prezzo vero. L'ultimissima cosa, attenzione, stasera alle 20, l'avrei già detto forse, Giacomo, abbiamo le minute della Fed. I verbali, certo. Abbiamo i verbali, ecco, non ne avevamo parlato, i verbali hanno forse all'inizio ne avevo parlato, quindi sì. potrebbe cambiare il giro alle 20, perché il mercato adesso sta scontando dei verbali pesanti, e questo l'avevamo già detto all'inizio, è vero, chiedo scusa, ovviamente sapete come il mercato, una volta che escono le notizie e i dubbi vengono confermati, se questi verbali non saranno così pesanti come il mercato si aspetta, appena insomma eccetera, magari c'è un po' di miglioramento per domani. Saranno per me importanti stasera alle 20 i mercati. Tutto qui. Li seguiremo i verbali. Tony, grazie come sempre, buon lavoro, alla prossima. È stato un grande piacere, ciao Giacomo, buona serata a tutti.